l'immagine di chiesa traspare nella mente e nel cuore della gente. E ho provato un attimo a buttare giù in una sorta di brainstorming, cioè di idee messe lì in un cartellone virtuale, mentale. Ho provato a mettere giù alcune immagini che conoscete. Mi colpì molto alcuni anni fa una delle trasmissioni, non so più quale, dove a un certo punto un gruppo di frati e di suore, partecipando a questa trasmissione serale, e a un certo punto partì la musica e iniziarono a ballare con grande gioia. Il giorno dopo e poi nei settimanali si aprì una sorta di grande dibattito. Alcuni dicevano: finalmente una chiesa gioiosa. Dall'altra parte i detrattori dicevano: questo è uno scandalo, i frati, le suore che si mettono a ballare in mezzo alle donnine mezzo nude della trasmissione, perché poi le trasmissioni, quelle di avanti spettacolo, sono un po' tutte così, con le donnine cosiddette mezzo nude, ma anche gli uomini super sofisticati. E l'immagine è: per un paio di settimane nei quotidiani e nei settimanali ci fu questa sorta di dibattito trasversale sull'idea a una bella chiesa perché è gioiosa, manifestamente gioiosa, dall'altra che scandalo, una chiesa che sta in mezzo, questa è una delle frasi che ricordo, in mezzo alle donnine nude. E mi ha colpito questo dibattito, perché in fondo poi, se ci pensate bene, ma io ho citato un esempio, ma pensate anche a quanti sacerdoti in televisione, no? Sono considerati, pensate, Don Mazzi, famosissimo, ma anche tanti altri. Ecco, una chiesa che sta in mezzo alla gente, ecco l'immagine, una delle immagini più classiche dei nostri tempi. Una chiesa valutata, attenzione, valutata a partire dall'immagine che i preti e le suore le danno. In fondo, volevo arrivare un po' a questo, ad affermare ancora una volta che in genere nella gente, nel popolo, l'immagine di chiesa è coniugata strettamente con l'immagine del clero, dei religiosi e delle religiose consacrate in genere. E ancora questa immagine che rimane è ancora un'altra suggestione. Su Famiglia Cristiana di circa un mese e mezzo fa, nelle lettere e anche su Vita Pastorale, una lettera simile, dove c'era una signora di una comunità parrocchiale del nord Italia, no, del centro Italia, probabilmente mi sembra Toscana se non ricordo male, ma è secondario questo, laddove questa signora descriveva la nuova situazione della sua parrocchia, un piccolo paese dove non c'era più il sacerdote, e il sacerdote, il ministro ordinato, doveva sopperire a quattro parrocchie. E nonostante questa donna dicesse, questo sacerdote si dà molto da fare, e è anche molto sacrificato perché deve correre e tutto il suo tempo e usava questa mangiato dal suo correre di qua e di là nelle quattro parrocchie, però questa signora diceva: però c'è un problema, io quando ho bisogno adesso a chi mi rivolgo? Perché prima c'era il parroco, poteva andare tutti i giorni, lo trovavo là, c'era una relazione di figliolanza, paternità, e ora
vedete anche qui un'idea di chiesa che è in qualche modo segnata, cristallizzata dentro un'idea legittima, è legittima quella che il sacerdote è il segno più visibile dell'essere chiesa. E ora concludeva quella lettera: a chi mi rivolgo? Perché il sacerdote arriva, celebra la messa, segna alcune cose nel registro, sapendo che ci sono orari, quegli orari stretti, dopodiché non ho più la possibilità, non ho più la possibilità di vedere il mio don lì, il mio don lì presente. Vedete, ho letto anche con interesse il vostro settimanale diocesano, la lettera dell'arcivescovo, ma anche tutte le riflessioni che stanno scaturendo in questo tempo dal vostro cammino sinodale, e credo che questi siano i grandi problemi. L'immagine che il popolo ha della Chiesa, che di fatto è ancora fortemente caratterizzato, in senso anche positivo, non solo per le malefatte di qualche prete pedofilo, no, non parlo di queste cose, parlo in senso positivo. In senso positivo, l'idea della gente che il segno della Chiesa è rappresentato, io oserei dire cristallizzato, dentro l'immagine del ministro ordinato, spesso del parroco, perché è quello che poi è più visibile, o del vice parroco, spesso anche di questi sacerdoti, suore religiosi che compaiono alla TV o nei media in genere. Tenete conto che alla TV, nel personale che ci lavora, sono tanti laici cristiani, io ne conosco alcuni che sono, come si dice, di messa quotidiana, ma di questi che sono lì, ci sono, non ne compare uno, ma compare visibile il sacerdote, il consacrato, la consacrata, nelle funzioni anche più disparate, da suoro, non mi ricordo come si chiamava, quella della Lazio, Sor Paola, che poi vittima della sua immagine, alla fine è finita alcolista, e adesso è in fase di recupero. Con Gascogna ti do subito una notizia, anche in fase di recupero. Però molte volte dentro meccanismi che schiacciano l'immagine, è una delle prerogative più forti, ma anche delle possibilità più pericolose. E allora, quante sono le persone che stanno lì? E non sempre, attenzione, non sempre con una funzione che noi diremmo più direttamente ecclesiale, con altre funzioni. Adesso ho scoperto che in alcune TV, anche quelle di Sky, legate, ci sono un domenicano, mi sembra, che fa il cuoco, e così via. Nelle funzioni più disparate, io scherzando, quindi non prendetelo necessariamente come un giudizio, ma scherzando dico quello che dico di molti politici che amministrano il governo, e qualche volta a vederli troppo in televisione mi chiedo, e invece nell'aula del Parlamento a lavorare mattina e sera chi ci sta? Te li vedi, alcuni te li vedi lì in sovraesposizione mediatica. In fondo, vedete, anche noi abbiamo un po' questa cosa qua, ma non mi interessa il problema della sovraesposizione mediatica. Ciò che mi interessa lasciare come una delle possibili riflessioni è l'immagine di Chiesa. Da che cosa è filtrata? L'immagine di Chiesa è filtrata dal giudizio che la gente ha dei preti e delle suore. Fondamentalmente, almeno da noi in Italia e in molte altre parti del mondo occidentale, la misura dell'immagine, dell'impatto che la Chiesa ha verso il mondo è ancora misurata a partire dall'immagine che io, prete,
oppure una suora, può dare di sé come testimonianza o come scandalo. È misurato ancora su questo. Voi, se eventualmente dopo ritenete che non sia questa lettura attendibile, ne parliamo. Attenzione che è tipico soprattutto del nostro mondo occidentale, perché per esempio la lettura di questa immagine è diversa in Sud America, dove anche attraverso i percorsi della teologia della liberazione, alcuni anche problematici, perché sapete molto bene che non è la teologia della liberazione, ma le teologie della liberazione, alcuni modelli di teologia della liberazione certamente hanno portato anche delle devianze, compreso il fatto che alcuni sacerdoti avevano imbracciato anche il fucile, poi mitra. Ma lasciamo questo. Alcuni percorsi in Sud America invece hanno permesso un affievolimento di questo modello interpretativo. La Chiesa non sembrerebbe più interpretata a partire soltanto dalla presenza del sacerdote, ma dalla presenza di un gruppo di persone, preti e laici insieme, i quali insieme si assumono delle responsabilità dentro l'idea dell'annuncio del Vangelo. In Africa, in alcune zone, è lo stesso, la lettura è diversa. Siamo ancora noi che abbiamo una lettura di questo genere. Io non sto dicendo che è positivo o negativo, io sto semplicemente provando a evidenziare alcuni modelli di lettura. Allora, dinanzi a tutto questo, dinanzi a questi modelli di lettura, cosa è necessario rivedere? Se è necessario, io continuo a porre dei problemi. Cosa è necessario rivedere? Beh, intanto credo che sia necessario rivedere come ci leggiamo noi, come preti. Perché quella che ho provato a dire è la lettura di un popolo nei confronti della Chiesa. Una Chiesa resa visibile dall'immagine che il prete, il religioso e la religiosa hanno. Danno. Ma alla radice, noi che lettura diamo della Chiesa a partire da noi stessi? Qual è l'identità? E qui è il grande problema che ci stiamo dicendo tutti, credo, in molte diocesi, la maggior parte dei preti: che identità riassumere o riconoscere noi come presbiteri nella Chiesa? Qual è il nostro compito? Perché pensateci bene, buona parte, io la volta scorsa citavo una serie di modelli di comunità, i livelli di comunità. Pensateci bene, buona parte di quello che noi facciamo potrebbe non essere un nostro specifico, potrebbero ben farlo gli altri. Addirittura l'essere anche parroci in forma estrema, cioè come responsabilità giuridica rispetto a una comunità, cioè, non è detto che debba essere appannaggio di un prete. Si può arrivare a modelli là dove l'amministrazione, cioè la vita pastorale di una comunità possa essere portata avanti anche da dei laici. Ci sono delle esperienze in Italia, le hanno tentate queste esperienze, e in alcuni periodi, ma erano un po' esperienze estreme, anche poco pensate, un po' sull'onda del dopo concilio, gli entusiasmi che vanno poi filtrati col tempo, ma in alcune zone del mondo sono esperienze tentate dove il modello di Chiesa non è più interpretato soltanto dalla presenza o dall'idea del prete, ma è interpretato